Ciao a tutti gli iscritti al canale, ciao a tutti i fan dell'Orto Dio. Questo video che credevate fosse scherzoso dal titolo e che vi ha fatto cliccare è in realtà un video molto serio che parla di ecologia, di inquinamento e di rifiuti, soprattutto di immondezza. Però devo fare un piccolo antefatto, devo raccontare un piccolo antefatto. Perché faccio questo video? Perché c'è sta mossa ragazzetta che mi piace, no? Che lei è animalista perché non ci ha capito un cazzo, come tutti gli animalisti, non ci hanno capito un cazzo che la cosa più importante non è l'animalismo, ma c'è qualcosa di più importante che è l'ecologia, perché nel momento che il pianeta non c'è più, non ci sono più quindi le piante, gli animali, gli esseri umani, come si potrebbe fare animalismo a quel punto? Perciò, prima di essere vegani, prima di essere animalisti, bisognerebbe essere ecologisti. Ma a parte questa piccola parentesi, insomma, che diceva questa gagliarda ragazzetta? Che elogiava molto tutte quelle persone che invece di viversi la propria vita e di fare delle cose stanno su internet a scrivere. Perché diceva comunque se questi scrivono contenuti interessanti, poi vengono divulgati tramite internet e tanta gente viene a conoscenza di queste cose interessanti. E io c'ero rimasto inizialmente male, poi però mi sono ricordato che c'ho il canale YouTube. E quindi eccoci qua, parliamo dell'argomento più importante, almeno secondo me, e datemi una mano a condividerlo, a fare girare questo filmato dove parleremo di immondezza, perché non dobbiamo produrre la mondezza. Innanzitutto perché gli animali non producono mondezza e le piante non producono mondezza. Producono solo rifiuti, scarti organici. Quindi l'organico è l'unico tipo di immondizia che noi potremo produrre perché non inquina. Non c'è proprio bisogno di affidarle allo smaltimento dei rifiuti del vostro comune, che poi rischiano di farli finire a Malagrotta dentro una busta di plastica, e in quel caso invece diventerebbero inquinanti. L'organico, sia umido che secco, si smaltisce facilissimamente, si butta sul terreno, nei prati, nei boschi, e quello subito comincia a degradarsi e fa da concime. In alternativa ti puoi fare il mucchio del compost, che per chi non lo sapesse non puzza. Si può fare anche in città, anche su un balcone, anche dentro casa tramite una compostiera. Io l'ho appena ordinata, anche se a me non serve, perché in molti comuni come il mio, se ordini una compostiera e fai il compost, portando poi la fattura a chi gestisce i rifiuti, ti viene fatta pure una riduzione della TARI, la tassa sui rifiuti, del 10, 20, 30%. Quindi c'è anche un leggero risparmio sul portafogli. E io l'ho ordinata proprio per questo, per avere una riduzione sulla TARI, perché come potete vedere ho un mucchio del compost e ecco dove finisce tutto il mio organico. Quindi nei terreni, nei prati, nel compost, l'organico, ecco come si smaltisce e diciamo che si può produrre perché non è una mondezza inquinante. Per quanto riguarda l'indifferenziato, invece, quello è il vero problema. L'indifferenziato sarebbe proprio tutta la mondezza, a parte le varie differenziazioni dove uno prova a riciclare, tutto il resto va nell'indifferenziato. Quindi l'indifferenziato è proprio la mondezza peggiore, la più inquinante. Produrre indifferenziato è un crimine. Ricordati, ogni grammo di indifferenziato che produci è un crimine. Poi non lo potranno mai smaltire bene, nessuno lo potrà smaltire bene. Quindi l'indifferenziato non va prodotto, ne devi produrre il meno possibile. Ci abbiamo poi la plastica e i metalli. Ah, se qualcuno di voi butta i metalli, io penso che è pazzo, perché i metalli, il ferro, l'ottone, il rame, se tu te li metti da parte, poi dopo te li pagano, li dai via a qualcuno che te li paga al chilo, al quintale, ci fai i soldi. Mio padre che faceva l'idraulico, la faceva da anni sta cosa. E ogni 6 mesi, ogni anno, tac, arrivano i soldi del pagamento dei metalli, quindi se li butti sei stupido, dai. La plastica è più un problema. La plastica, tra l'altro, anche quando viene riciclata una sola volta, può essere riciclata. È inquinantissima perché sappiamo che deriva dal petrolio. Quindi anche la plastica andrebbe prodotta il meno possibile. Va buttata pulita quando si butta, ma in generale bisognerebbe produrla il meno possibile. Quindi comprarne il meno possibile. Cominciare a scegliere quei prodotti che non hanno tanti involucri di cellophane, di plastica. Alcuni commercianti hanno cominciato a stare attento a questo, addirittura
Ci sono dei negozi che ti danno i detersivi e i prodotti per la casa di pulizia alla spina, così uno evita tutte le volte di dover prendere un nuovo contenitore e poi doverlo buttare. Quindi alla plastica va fatto parecchio attenzione, quasi come all'indifferenziato. C'è la carta. La carta è semplicissima. La carta, se c'hai la stufetta a legna come a me, vedi che ci sto a far te, la bruci, bruci la carta, ci accendi il fuoco, il caminetto, la stufetta, ci fai la brace, il barbecue, hai risolto. Se non ti va ad accendere il fuoco, la puoi sempre buttare a compost, perché pure quella viene compostata, pensa che figata. Quindi la carta è un'altra mondezza che puoi produrre, è tranquilla, però non l'affida a chi gestisce i rifiuti. Se la devi smartire, smartiscila tu, perché hai capito che è molto facile e sei te responsabile di quello che fai te al pianeta, non l'altri. Abbiamo dette tutte? Che manca? Plastica, carta e il vetro. Pure il vetro, come i metalli, se lo buttate, voglio dire, siete scemi, perché cioè tocca fare conserve di pomodoro, le olive sott'olio, cioè il vetro serve, oh, che fai, lo butti i barattoli di vetro? Comunque, se proprio li volete buttare, siccome generalmente li riciclano bene, ricordatevi semplicemente che siano puliti e che se il tappo, il coperchio, non è di vetro, va buttato al secchione adatto e non insieme col vetro. Niente, queste erano delle piccole raccomandazioni. Spero che avete capito meglio il problema mondezza e l'inquinamento a dei livelli assurdi. Io l'ho detto all'inizio che sono ecologista, vedete, ho la maglietta verde, no, da leghista, ma da ecologista. Allora, inquinano le scie chimiche se esistono, vabbè, inquinano gli allevamenti intensivi che purtroppo ancora esistono, ok, inquinano le industrie, ok, ma inquinano pure quei 7 miliardi di stronzi che ancora non hanno capito come funziona la mondezza, perché inquina, quanto inquina, come va gestita. Quindi spero che questo piccolo filmato vi sia d'aiuto, vi serva sia per riflettere sia per capire. Se vi volete informare meglio tramite internet, tramite i libri, tramite gli esperti, lo potete fare. Mi raccomando, smettiamo di inquinare, salvaguardiamo il pianeta e il futuro dei nostri figli e dei figli dei nostri animali e dei figli delle piante che ci sono oggi. Salvaguardiamo il futuro. Buttiamo sempre un occhio all'ecologia. Ciao ragazzi, il filmato è finito. Fatelo girare. Bella.